non è intenzionata ad abbandonare la sua lotta, l'attivista anti-Brexit Gina Miller, anche ora che l'alta corte di Londra ha confermato che la sospensione del Parlamento britannico voluta dal primo ministro Boris Johnson è legale. Oggi sosteniamo tutti, sosteniamo le generazioni future, sosteniamo la democrazia rappresentativa. Rinunciare ora significherebbe abbandonare la nostra responsabilità. Dobbiamo proteggere le nostre istituzioni. Non è giusto che debbano essere chiuse o maltrattate, specialmente in questo momento importantissimo della nostra storia. Il Tribunale di Edimburgo aveva già respinto giorni fa una richiesta analoga. Un'altra azione legale è in corso in Irlanda del Nord per impedire la sospensione del Parlamento. A fine agosto Johnson aveva annunciato che avrebbe sospeso il Parlamento da metà settembre a metà ottobre, poco prima della fatidica data del 31 per iniziare un programma legislativo. Ma gli oppositori affermano che questa sia stata solo una mossa per impedire ai parlamentari di approvare una legge contro il cosiddetto No Deal, cioè la possibilità che il Regno Unito esca dall'Unione Europea senza un accordo, scenario ritenuto catastrofico da molti, ma considerato praticabile da Johnson.